Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Allora, oggi che cosa si fa? Si fanno due ricette, non una, bensì due. Nel frattempo che aspettiamo che si colleghi qualcun altro, io vi dico già che cosa faccio e poi lo ripeterò. Faremo due ricette di pesce con i filetti di orata, uno al limone e uno in crosta di zucchine. Quindi aspettiamo che arriva qualcuno, nel frattempo voi se volete dirci se è tutto limpido, se si sente bene, se si vede bene, per favore. E ditemi come state, se state bene, se avete ripreso a lavorare. Ditemi voi. Ciao Mattias e ciao a Noemi anche, perché anche lei ogni volta in diretta aspetta il mio saluto. Ciao a tutti e due. Ciao. Buon pomeriggio a tutte. Buon pomeriggio. Allora. Possiamo anche iniziare, nel frattempo si Possiamo collegheranno gli iniziare? altri. Allora, come ho detto, facciamo 2 secondi. Sempre con il filetto di orata, vi faccio vedere due modi in cui cucinarlo. Allora, abbiamo qui, ho il filetto di orata che ho tamponato con un po' di carta assorbente per togliere l'acqua in eccesso. Il filetto di orata, come sempre, ringrazio Tonio per l'ottimo lavoro svolto. Allora, iniziamo facendo quello al limone, così nel frattempo che cuoce quello al limone io faccio quello in crosta di zucchine che poi vi mostrerò però solo in foto perché deve cuocere in forno e ci vogliono circa 20 minuti e non è il caso di stare 20 minuti ad aspettare la cottura. Allora, in una padella mettiamo uno spicchio d'aglio, io lo userò in camicia, un po' schiacciato, un po' d'olio. Partiamo da padella a freddo. Io l'ho fatta appena appena riscaldare solo perché ho la piastra e ci mette un po' più di tempo. Mettiamo l'aglio, un po' d'olio, prendo i filetti di orata già sfilettati e senza spine e li avvolgo leggermente così in un po' di farina, leggerissima. E vado a mettere il filetto di orata in padella. Ne farò due al limone e due in crosta di zucchine. Allora, partite da padella fredda, altrimenti la pelle potrebbe attaccarsi al fondo della padella, solo per quello. Ora io alzo un po'. Che cosa facciamo? Aspettiamo che inizi a cuocere un pochettino il pesce e andiamo a sfumarlo leggermente col vino bianco. Io ho aggiunto l'aglio, facciamo andare un po' l'olio qui e aspettiamo. Per i celiaci, invece della farina, utilizzate la fecola di patate o la farina di riso, oppure niente, se proprio non volete utilizzare niente. A cosa serve la farina? Una volta che poi andremo a sfumare con un po' di vino bianco, la farina farà quella bella cremina buonissima che vi aiuterà a mangiare il pesce, ok? Ora aspettiamo che questo inizi a cuocere. Io nel frattempo grattugio qui un po' di buccia di limone. Ditemi, voi avete ricominciato a lavorare? Com'è stata la ripresa? C'è qualche commento, regista? Concedi. Procedo. Allora, aspettiamo un po'. Questa la metteremo alla fine, la buccia di limone e spremo anche il limone che andrà aggiunto al pesce proprio prima di servire. Così. Potete anche farlo all'arancia, così come ho fatto l'altro giorno la ricetta del filetto di pollo all'arancia, così potete fare anche il filetto di orata. Si possono usare quelli congelati? Sì, si possono usare quelli congelati.
Sì, da un po' lavoriamo, no, con un negozio di abbigliamento. Bene. E com'è andata la ripresa? Un po' faticosa, certo. Beati voi che avete cominciato a lavorare. Ciao! Allora, sentiamo un po'. Ciao Filomena. Ciao Angela. Va bene congelato? Sì, va bene, solamente che quello congelato vi potrebbe fare un po' di liquido in più, però va benissimo, non c'è problema. Ok, il pesce sta iniziando a cucinarsi, a cuocere. Allora, come facciamo a non far venire il pesce stoppaccioso? Mi segui qui un attimo? L'importante è non far cuocere troppo il pesce. Il pesce, infatti, è uno delle, cioè è facilissimo da cuocere, però bisogna saperlo fare. Nel senso che non deve cuocere tantissimo, così la polpa rimane bella succosa e abbiamo un pesce perfetto, cotto perfettamente. Quindi, ora inizia a cuocere, abbiamo aggiunto, io non vorrei girarlo, però per motivi di tempo lo giro. Se voi avete tempo, non girate, mettete un coperchio, così non andiamo a rovinare la superficie del pesce. Ok? Dimmi tu se c'è qualche domanda. Niente. Procedi. Va bene, come desidera. Ok, ora aggiungiamo un po' di prezzemolo, così. Lo facciamo cuocere. L'aglio, come avete visto, io l'ho messo in camicia, però potete anche pelarlo, fate come più gradite. Adesso io, visto che inizia a sfrigolare e ho bisogno di liquido per far cuocere più velocemente il pesce, vado ad aggiungere un po' di vino bianco. Mi raccomando, sulla padella e non sul pesce, altrimenti il pesce assorbe l'alcol del vino bianco. Va bene? Grazie Linda. Grazie Linda. Ciao Linda. 50 stelline. La conosciamo? Linda? 50 stelline. Ah, grazie Linda. Pensavo fosse Linda nostra, tua nipote. Ok, e adesso procediamo con la cottura del pesce finché non sarà bianco. Va bene? Nel frattempo io aggiungo anche un po' di scorza di limone. Così. E lo facciamo andare. Allora, facciamo così. Mentre questo cuoce e il sughetto si restringe, prepariamo anche quello in crosta di zucchine, così non perdiamo tempo. Ne facciamo una diretta bella, veloce, Allora, breve. abbiamo reso un attimo qua, Sì, pasta abbiamo lavorata. messo l'olio, l'aglio, il filetto di orata dalla parte della pelle a contatto con la pentola, con la padella. Abbiamo fatto soffriggere leggermente per qualche minuto, poi ho aggiunto il vino bianco. Il filetto di orata l'avevo leggermente infarinato per creare un bel sughino, un bel sugo legato. E quindi l'ho messo a cuocere. Quando ho visto che cominciava a sfrigolare, a fare crr crr crr, ho messo il vino bianco e l'ho sfumato. E adesso aspettiamo che cuocia. Basta, tutto qui. Questo è il primo filetto della prima ricetta al limone. Ora passiamo di qua e facciamo quella in crosta di zucchine, che va però in forno. E dopo vi faccio vedere il risultato. Ok? Grazie Filomena. Grazie. Allora, mettiamo un filo d'olio, sempre un bel spicchio d'aglio schiacciato, così, e lo facciamo insaporire bene. Ora mettiamo i due filetti di orata, uno così e uno così, e qui abbiamo le zucchine, che vedete? Le ho tagliate a rondelle sottilissime. Zucchine del mio orto, Sì, questo chilometro zero. è qui. Che cosa facciamo? Innanzitutto io vado a salare leggermente il pesce, così, ma proprio leggerissimo. Anche qui abbassiamo perché sta andando troppo forte, ci voleva un coperchio. Cioè, stai facendo due in uno. Sì, sto facendo due ricette in una diretta. Sì. Tu riprendi qui un attimo che vado a Sei prendere. forte.
Vado a prendere un attimo due il coperchio da mettere qui. Aspetta. Quando me ne mando, come fai? Cioè, come fai? Mamma mia. Allora, mi metto il coperchio un attimo, perché vedo che sta andando troppo forte, va bene? E poi ve lo faccio vedere. Va bene, tu sei la maestra. Ok, questo ho passato, facciamo andare lentamente. Allora, abbiamo detto, ho messo un po' di sale. Questa è l'orata per... Questa è l'orata in crosta di zucchine. Quello che stai facendo? Sì, questa qui che sto facendo, in crosta di zucchine che andrà al forno. Un po' di pepe. E mettiamo le zucchine, le sistemiamo in modo da che sembrino le squame del pesce. Le dobbiamo tagliare sottilissime perché devono cuocere. Nel frattempo che cuoce anche il pesce, quindi devono essere proprio sottili sottili. Naturalmente al posto delle zucchine potete utilizzare anche le patate, se non vi piacciono le zucchine, se non volete farlo con le zucchine, fatelo con le patate. Le sistemiamo belle, così il piatto sembra anche bello. E questo è un secondo che è veramente facilissimo da preparare, ma soprattutto lo potete preparare in anticipo, così come sto facendo io, e tenerlo in frigorifero ben coperto, senza olio però, lo mettete dopo l'olio, lo tenete in frigorifero fino al momento di cuocerlo. Al momento di cuocerlo lo mettete in forno. Ecco, vedete che carino? Si vede bene? Okay. È sparito il filato d'olio. Il pesce non si vede più, e quindi sì, è in crosta di zucchine. Anche con le patate è bellissimo. Ma sta sotto però, eh? Sì, sì, sta sotto il pesce. Cominciamo dalla coda, così poi andiamo a... Verso la testa che non c'è. Sì, verso la testa che ormai non c'è più, perché è stato sfilettato. Ok. Questo andrà a cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Io faccio sempre lo stesso metodo di cottura, metto una carta forno bagnata sopra e poi la stagnola, così il pesce cuoce con gli stessi, con i suoi stessi profumi. Ecco qua. E abbiamo fatto il filetto in crosta di orata. Ora controlliamo questo un attimo. Sì. E ora aggiungo il succo di limone. Non fa niente che sia un po' bruciacchiato, poi è tutto sapore. Attenzione che adesso potrebbe fare un po' di vapore. Aggiungo il succo di limone, così, e il pesce è cotto. Spero che si veda. Si vede? O c'è il vapore? Prendiamo un po' di sughino e andiamo a nappare, così. Tutto in diretta, ragazze. E questo, come avete visto, quanto tempo ci ha messo a cuocere? 5 minuti. Vabbè, ora il pesce è cotto perfettamente. Sì. Come vedete, è tenerissimo, è morbidissimo. Quando è cotto? Quando è bianco. Ah, quando ha cambiato colore. Colore. Sì, non è più trasparente, è diventato bianco. Vedete? Ok, ora... Io lo lascio qui un attimo e poi fra qualche secondo lo andiamo ad aprire per vedere se è cotto. Io metto sempre il coperchio così non si asciuga troppo. Ah, si sente il profumo? Sì. Di mare però. E soprattutto di limone. Ok, ora che cosa andiamo a fare? A questo di crumble di zucchine andiamo a salare leggermente. Grazie Mauro. Grazie. Andiamo a salare leggermente le zucchine. Così, mettendo il sale, aiutiamo anche a cuocere prima. Le aiutiamo a cuocere prima. Mettiamo il pepe. Così. Mettiamo un po' di prezzemolo. E poi vi dico anche un tocco da chef. Così farete un figurone. Niente male. Ci andiamo ad aggiungere. Un attimo. Ci andiamo ad aggiungere
un crumble di taralli. Che cos'è il crumble di taralli? Semplicemente sono dei taralli, crumble di taralli. Ah, questo non è il tocco d'aceto proprio. Sì. Sono dei taralli sbriciolati. Ah, svegli anche i segreti. Che andremo ad aggiungere così. Potete metterli sia adesso o in uscita. Facciamo uno adesso e uno in uscita, così vediamo che cosa cambia. Sono dei taralli, se non ce li avete mettete il pangrattato, mettete delle mandorle sfilettate, mettete dei pistacchi, delle nocciole, quello che avete voi. Solamente per dare una doppia consistenza al filetto, perché poi una volta cotto sarà tutto morbido e quindi pesce morbido, il pesce è morbido quando lo mangiate, le zucchine sono morbide quando le mangiate. Per avere un tocco croccante abbiamo aggiunto il crumble di rallento un po', mi devi dare il tempo di inquadrare. Eh sì, hai ragione, sì. E io sono partita con la spiegazione. Non è che abbiamo lo studio televisivo noi. Ok, e quindi questo è, ok? Questo ora io lo faccio cuocere e poi vi mostro la fotografia. Però vi ripeto, per chi si è collegato adesso, che cosa ho fatto? Ho preso il filetto di orata. Allora, aspetta, sì, di prima il titolo, che cos'è? Perché... Questo è filetto di orata in crosta di zucchina con crumble di taralli. Ho preso il filetto di orata. Com'è che si chiama? Crumble. Crumble, mamma mia. Con tarallo sbriciolato, ecco, parliamo in italiano, così ci capiamo. Con tarallo sbriciolato. Un attimo, ti chiedono per le stelline, come si fa? Non lo so, provate a cliccare su invia stelline. Sì, bisogna... Non lo sappiamo perché è una cosa nuova che ha messo Facebook e non sappiamo neanche noi come funziona. No, non lo so, bisogna acquistarle, mi sa anche col credito telefonico e poi inviarle. C'è una piccola procedura. Provate a cliccare su... Se vi piace quello che fa Graziella, inviate. Sì. Quando le volete inviate, a vostro piacimento. Ok, allora, posso? Abbiamo detto filetto di orata in crosta di zucchine con crumble di taralli o con tarallo sbriciolato. Quindi ho preso il filetto di orata, l'ho messo sulla carta forno con uno spicchio di aglio in camicia, l'ho ricoperto con le zucchine tagliate a rondelle sottilissime per dare le sembianze delle squame. Ho aggiunto il sale, il pepe, il prezzemolo. E su uno ho aggiunto il giallo. Come sei seria? Perché sto spiegando? No, sì. E su uno ho aggiunto già il crumble. È live, stiamo dire, non è un... Lo so. Il crumble di taralli. Qua vi voglio, è live. Quindi, sull'altro invece no. Non ho messo ancora il crumble, lo metto in uscita. Ora, questo andrà in forno a 180 gradi, sempre 20 minuti. Sempre coperto con carta. Grazie, Benedetta. Grazie. Sempre coperto con carta da forno bagnata e strizzata e carta stagnola, va bene? Invece nella padella che cosa abbiamo fatto? Se puoi rallentare un po'. Rallentare ancora? Sì, dammi il tempo di cambiare quadratura. Abbiamo fatto, qui sto continuando a cuocere perché sta sulla piastra, forse è meglio se lo tolgo. Sì, la sposterò un po'. Aspetta, tolgo con questo? Facciamo così. Mi segui? Lontani, ti vediamo. Sposto qua un attimo. Sì. Va bene? Perché sennò continua a cuocere. Abbiamo fatto filetto di orata al limone. Semplicissimo. Ho preso il filetto di orata, l'ho messo nella padella con un filo d'olio e l'aglio in camicia. Il filetto l'avevo leggermente infarinato. L'aglio in camicia perché... E l'aglio con tutta la camicia sua, con tutta la pelle, con tutta la camicia, si chiama così. Ah, perché non lo so. Sì, con l'aglio così, intero, senza tutta la pellicina. Sì. È schiacciato con schiacciato leggermente con il palmo della mano per il profumo. Sì. Sì. Sprigiona. Sprigiona così, meglio il suo profumo. Allora, aggiungiamo, abbiamo detto, ho infarinato il filetto di orata. L'ho messo in padella con l'aglio in camicia e un filo d'olio. L'ho fatto cuocere leggermente per 2-3 minuti dalla parte della pelle. Dopodiché ho sfumato con un po' di vino bianco. Per farlo al limone io ho aggiunto la buccia di limone grattugiata e il succo di limone. Se invece volete farlo, che ne so, alla qua pazza in un'altra maniera,
Aggiungete sempre la buccia di limone, il vino bianco, e aggiungete qualche pomodorino, delle olive, dei capperi, potete farlo anche così. Va bene? Sono stata chiara? Spero di sì. Devono dire loro. Sì, adesso aspettiamo che ci dicano se volete usare Sì, del per pesce me sì. congelato lo potete utilizzare. Naturalmente vi rilascerò un po' di acqua di più perché si deve scongelare l'acqua che è contenuta nel pesce. Se siete celiaci, utilizzate la farina di riso oppure la fecola di patate o l'amido di mais per infarinare i filetti di pesce. Ok? Sì. Se ci siete, battete un colpo di mestolo. Sì, Ci siete? ci sono. Ok. Va bene? Va bene. Ok, allora, questo è già pronto e quindi adesso lo impiatto, faccio la foto e pubblico la ricetta. Questo invece deve andare ancora in forno e quindi dopo vi faccio vedere la foto del filetto di orata pronto. Ci volevano 20 minuti, stare 20 minuti in diretta così ad aspettare che cuocesse il pesce non mi sembrava il caso. Ok? Questo è ciò. Bravi, grazie, grazie, grazie. Siete veramente tutti troppo chi troppo troppo Cioè, gentili. preparato Sì, abbiamo fatto 2 secondi nel giro di 10 minuti. Come vedete, il pesce ha bisogno solamente di alcune accortezze. Uno, che il pesce sia buono. sì, E quindi deve essere il top. Io, per il fortuna, pesce era già sì, sfilettato. era già sfilettato. No, io Sì. non l'ho Dal vostro sfilettato. Sì. pescivendolo di fiducia, ve lo Fate, spiego. io Tonio, che è top dei top fish di tutto il mondo, e me l'ha già sfilettato, me l'ha anche spinato. Naturalmente qualche spina la potete trovare, ma non è questo il problema. Il pesce deve essere buono, primo. Secondo, lo dovete pulire bene. Terzo, deve cuocere pochissimo. Se il pesce cuoce troppo, innanzitutto emana un cattivo odore e poi diventa stoppaccioso e quindi non piace a nessuno. Questo è tutto. Ma come avete visto, in 10 minuti si realizzano 2 secondi. Potete fare 2 secondi. Vabbè tu sì. No, non è che ci vuole niente a fare questo. Il tempo che ci vuole, poi Ci vuole comunque, è ognuno facilissimo da ha i suoi realizzare. Ma se tempi. invece delle zucchine metto le patate in forno, quanto tempo? Lo stesso, 20 minuti, perché le patate le dovete tagliare lo stesso, sottilissime. Sì, Vi faccio vedere come sottili. erano sottili le zucchine. Guarda, quasi, non so se si riesce a vedere che sono trasparenti. Devi Va bene abbassare, sì. così? No, allora facci vedere lo spessore, così vediamo. Così? Sì. No, vabbè, così. Sottili Dimmi. proprio. Si vede? Sì. Ah, ok, va bene. Io così Se pensavo me si l'avete di vedesse che non fronte, che fossero cavolo trasparenti. vedo? Si vede che sono Come faccio a sottilissime vedere lo e spessore? Se me trasparenti. l'avete di fronte. Vedete? Sono sottilissime. Va Sembra che è una bene. diretta vera questa. Ma è quello che dice, è una diretta Ah, una vera. diretta. Vabbè, va. Sì, Si vede adesso? diciamo, vabbè, qualche Lo stesso le millimetro. patate, sì, devono essere sottilissime. Se poi volete essere sicuri e volete stare tranquilli, prendete le 2 o patate, 3 millimetri. le fate bollire 3 secondi, 10 secondi nell'acqua e state a posto, le appoggiate e poi li mettete sul filetto di orata. Ok? Va bene? Allora, vi ricordiamo come sempre, innanzitutto iscrivetevi a YouTube se vi piacciono le nostre ricette. E vedete i E vedete video. i video. Sì. Vedete di là, ci Sì, fate una vedetevi di là che gentilezza. ci fate un piccolo regalo. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela, così magari qualcun altro ci conosce e impara a conoscermi. E poi basta. Se ripetete questa ricetta, Invece per l'ingrediente, le è dose, tutto nel link. nel Nel link. link. È tutte Vi nel rimando al link. sito. Sì, che vi rimanda al sito. Questo qui in crosta di zucchine. Questo qui la scriverò appena finiamo, scrivo la ricetta di questo Ah, questa qui. incrosta cioè, C'è il la link, trovano sì. sul sito. Mentre quello al limone, Con le no. zucchine è lo stesso? Sì, è uguale a questo. Mentre Invece questo al limone quest'altra non orata al c'è, limone non c'è. è prossima alla Sì. Sì, pubblicazione. va bene? Ok? Allora, ci diamo appuntamento a giovedì alle 4:30, sempre qui. Sulla pagina. Facciamo un dolce. E devo decidere se fare i cannoli o i craffen.
magari facciamo un sondaggio, un sondaggino, decidete voi se volete che faccia i cannoli alla ricotta o i krapfen alla crema. Tutte e due. Dica regista, tutte e due è un po' impossibile. Tutte e due devo stare dalla mattina alla sera qui. Una cosa qui. Ma penso i cannoli con la ricotta? Sì, o i cannoli con la ricotta o i krapfen. Forse i cannoli, un dolce un pochettino più fresco, visto che andiamo incontro alle giornate più calde. Quali sono tipo cannoli siciliani o sono cannoli siciliani? Perché ci sono molti siciliani. Siciliani, diciamo così, così nessuno si arrabbia già oggi. E se ci sono le siciliane qua? Con la parmigiana di melanzane light, penso che mi stanno facendo il rito voodoo e mi stanno lanciando gli spilloni ovunque. Già ti stanno chiedendo i cannoli. Comunque dovete rispondere al sondaggio, se volete i cannoli o i krapfen. Il sondaggio ufficiale è, volete i cannoli con la ricotta? O i krapfen con la crema pasticcera? A voi la scelta. A voi la scelta. Ci vediamo giovedì. Giovedì. Ciao a tutti, alla prossima diretta. Ciao e grazie. Se vi è piaciuto il video, condividete. Condividete, potete inviare anche a vostra discrezione, a vostra volontà. Anche le stelline, anche dopo la diretta, quando volete. Grazie. Ciao a tutti. Alla prossima, grazie ragazze. Ciao. Ciao. Stop e condividi.